Ah, ciao a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati qui sul canale di Pringy Luca. E ragazzi, oggi andremo a parlare di color correction su Final Cut Pro X. Come tutti noi sicuramente sappiamo, Final Cut Pro X non dà la possibilità di esprimersi al meglio sotto il punto di vista della color correction. Infatti ultimamente sono andato a spulciare in tutte quelle che sono le impostazioni per cercare di rendere le clip che andavo poi a modificare sulla mia timeline più belle esteticamente. E quindi direi di non perderci assolutamente in chiacchiere, passare davanti al computer e andare a vedere quello che ho scoperto. Intanto mi metto le cuffie e direi di partire. Allora, come prima cosa io vado qui. Un adjustment layer, come potete vedere, eccolo qui. Questo qui è un livello di regolazione che si può scaricare, magari se riesco a ritrovarlo ve lo lascio linkato qui sotto in descrizione. E questo qui è un primo livello di regolazione che io vado ad aggiungere. Su questo però non vado a fare la color correction perché devo prima portarmi il formato a 21 noni. Infatti vado a zoomarmi la pagina fin quando non vedo più le bande nere lungo i lati, e come potete vedere, ecco qui, è molto più bello esteticamente. Sicuramente su un formato da telefonino si vede nettamente meglio. In ogni caso, adesso andremo a prendere un altro adjustment layer in modo tale da poterlo cancellare e nascondere quando vogliamo. Come potete vedere, tramite il nascondi possiamo andare a fare tutto quello che vogliamo, e su quest'altro ci andiamo a fare la color correction. Allora, partiamo dalla prima clip. Come potete ben vedere, andiamo qui in alto a destra, dove ci sono tutti i fattori per andare ad aggiungere la color correction al nostro video, e qui troviamo color board, color wheel, color tubes e hue saturation. Ed è veramente molto molto figo andare a vedere cosa fanno ognuno di questi settori. Partiamo col color board, dove possiamo vedere subito che si va a regolare i colori singolarmente. Come potete vedere, posso andare a modificare singolarmente ogni singolo colore, ma non è questo il caso. Infatti passiamo direttamente al lato esposizione, dove andremo ad esporre nettamente in maniera migliore la nostra immagine. Come potete vedere, normalmente è un po' spenta l'immagine, sì, e noi andremo ad aumentare un po' la luminosità, un po' a dare un po' più di contrasto e ad aumentare un poco i neri in modo tale da rendere la clip più bella e più vivida. Passiamo subito dopo alla saturazione, dove andiamo ad aumentare generalmente nella parte generale la saturazione, ma proprio di un pelo, e passiamo subito a color wheel, dove come potete vedere abbiamo tutti questi fattori da poter andare a regolare, che sono veramente molto molto belli e ci fanno a far regolare tutti questi fattori nella maniera migliore possibile. Partiamo subito da qui. Io amo il tele orange, non è questo il caso, perché qui a creare un tele orange è molto bello esteticamente, ma non voglio ricreare un tele orange che sarebbe poi fare una cosa del genere, portare sull'arancione e sul blu i nostri colori, che come potete vedere diventano nettamente più carini, ma non voglio creare una cosa del genere in questo video, quindi assolutamente no. E passiamo subito direttamente alla temperatura. Qui andiamo a regolare la temperatura della nostra immagine, come potete ben vedere. Io la rendo leggermente più calda, andando poi a fare master, shadow, midtones e highlights. Come potete vedere, qui abbiamo la saturazione e la luminosità. Io vado ad abbassare leggermente la luminosità e ad aumentare leggermente i colori, che mi piace tanto tirare fuori i colori che le nostre macchine riescono a creare. Mi piace veramente tantissimo. Qui ci vado a dare un altro poco di contrasto, infatti proprio per questo nella clip precedente, dove vi ho fatto vedere il color board, non siamo andati ad esporre troppo i neri, proprio perché in questo caso riusciamo a farlo in maniera nettamente migliore. Andiamo ad aumentare anche nel caso degli shadow un po' la saturazione, e come potete vedere l'immagine prende tutto altro aspetto. Infatti se io vado semplicemente a nasconderlo, vedete come i colori sono diventati molto molto più belli. Andando avanti abbiamo i midtones, dove possiamo andare anche in questo caso ad aumentare la luminosità, e in questo caso proprio io la vado ad aumentare di uno 0,11%, quindi veramente pochissimo, e andare a tirare fuori anche in questo caso un po' i colori da quello che è l'immagine. Passando agli highlights, qui possiamo andare a nascondere il tutto, come potete vedere, nella maniera più brutta possibile, ma noi ci andiamo a tirare un po' di luminosità e un po' di saturazione, ancora un po' di saturazione. Come potete ben vedere,
Ah, l'immagine ha preso colore, ha preso luminosità ed è nettamente migliore rispetto a quella di prima. Passando avanti, andiamo alle color curves, che a me piacciono tantissimo, però bisogna stare veramente attenti nell'utilizzarle perché altrimenti si può creare veramente una catastrofe di immagine. Ci andiamo a tirare un po' di più il blu e andiamo a tirare un po' giù i verdi, un po' su, scusatemi, i verdi, in modo tale da ricreare un'immagine bella vivida. Andiamo anche sul luma e ci tiriamo un po' giù il luma e in questo caso l'alziamo un pochettino. Come potete vedere, abbiamo creato un'immagine veramente vivida, veramente bella sotto il punto di vista grafico, che a me piace particolarmente. Il lume è un po' troppo sparato, forse, quindi lo vado ad aggiustare un pochino e devo dire che in questo caso la clip mi piace veramente tantissimo. Hue saturation è un fattore che io non utilizzo tantissimo, a dir la verità, perché come potete vedere ci dà la possibilità di aumentare l'arancione, di aumentare tutta la saturazione dell'immagine. A me non piace particolarmente creare un'immagine sparata del genere che è totalmente falsa. Quindi la andiamo ad azzerare di nuovo e andiamoci a vedere adesso con la color correction che abbiamo creato se tutte le immagini sono uguali e quindi si vedono esattamente allo stesso modo. Andiamo quindi a vederci il video. Ok, in questo caso, come potete vedere, l'immagine è veramente molto bella, quindi nella seconda clip si ricrea una cosa veramente carina. Andiamo a vedere di nuovo le color wheels, perché mi sembra che i verdi siano un po' troppo sparati, quindi li vado ad abbassare leggermente sulla clip totale. Possiamo fare una cosa, andiamo a tagliarci la piccola parte della color correction sulla prima scena e gli andiamo a dare un pochettino di saturazione qui, in modo tale da ricreare di nuovo la scena di prima che piaceva particolarmente. Come potete vedere, abbiamo fatto una differente color tra le due, cambiando un piccolissimo fattore nel modo più semplice possibile. Andando avanti, andiamoci a vedere anche le altre clip, in questo caso mi piace particolarmente. Il mare è veramente bello in questo caso perché è molto blu, veramente molto saturo e carico di colore, senza troppi fronzoli, senza creare un blu del genere che è veramente brutto. A me piace particolarmente in questo modo, quindi lo lascio così. E qui ho applicato una texture che mi crea questo disturbo di immagine, facendo vedere e alla perfezione il mio logo Pringiluca Film. Veramente molto molto bello. Andiamo a vedere il resto. Eccola qui, ok. Un attimo solo, ci andiamo a vedere. Eccola qui, mi piace tanto, devo dire la verità, mi piace veramente tantissimo e quindi andiamo avanti. Ok, abbiamo cambiato scena, abbiamo cambiato color, quindi e andiamo subito a creare un taglio qui e andare a farci la color in quest'altra giornata, perché ogni giorno ha la sua luminosità diversa e quindi dobbiamo andare ad apportare ogni piccola modifica su tutte le clip. Vi raccomando, fatelo perché altrimenti può capitare che vi scappa qualche clip dove i neri sono bruciati, dove i bianchi sono troppo bruciati o che i colori sono troppo sparati, come in questo caso. Infatti io vado a togliere un po' di saturazione dai master, scusate. Ed eccolo qui che già l'immagine viene nettamente migliore. Vado sul color board e abbasso un po' la saturazione. In ogni caso, qui c'è il sole sparato, quindi l'immagine è proprio così, ma mi piace renderla un po' più naturale andando a togliere anche un po' di blu. Ed eccola qui. Come potete vedere, è veramente molto molto bella. Come potete vedere, dal prima a dopo, veramente bellissima. Mi piace veramente tanto questa immagine. Ed eccola qui, come potete vedere, delle immagini veramente belle. In questo caso si sta bloccando perché giustamente sto creando color abbastanza pesanti. No, ha deciso proprio di bloccarsi in questo caso. Ok, lato sole mi sembra esposta un po' male, sinceramente. Quindi andiamo a crearci due taglietti qui e andiamo semplicemente su color board, exposure. E andiamo ad aumentare un po' l'esposizione. In questo caso non potremmo farci molto perché l'immagine, ovviamente, avendo il sole proprio di faccia, è difficile creare un'immagine perfetta sotto il punto di vista dell'esposizione e quindi in questo caso mi va più che bene. Andiamo avanti, andiamo a vedere il resto. Ok, qui mi sembra un po' spenta a livello di colori, quindi vado a crearmi un ulteriore taglio qui. Ok, vado di nuovo qui sulla temperatura, mi sembra adeguata, anzi la facciamo un po' più blu in modo tale da creare una cosa molto molto carina e ci andiamo a tirare fuori un po' di colore e un po' di no, no, non in questo caso la luminosità, neanche in questo, forse sui medi.
neanche. Andiamo a vedere gli highlights, se riusciamo a tirare un po' di luminosità fuori da questa immagine, ci siamo riusciti. Mi piace particolarmente anche in questo caso, molto molto bella l'immagine. E passiamo a quest'altra inquadratura. Siamo in un'altra zona, quindi qui dobbiamo assolutamente andare a crearci un ulteriore taglio e andare a modificare la nostra color correction. In primo luogo mi sembra che il verde qui delle nuvole non ci sia assolutamente e quindi devo andarmelo a tirare fuori in qualche modo. Ok, vediamo se riusciamo in qualche modo, perché mi piacerebbe tanto andarmelo a tirare fuori, ma è difficile anche in questo caso perché proprio qui a destra abbiamo il sole. Ma noi ci proviamo. Purtroppo non credo di riuscire a fare molto perché appunto era una clip in notturna, ma in questo caso già è diventata molto molto bella e oltretutto i colori si quasi uguagliano con la clip precedente, quindi sembra una cosa fatta in prospettiva uguale. Andiamo a vedere il resto delle clip. Ok, questa non è male, purtroppo si vede un po' laggoso. Ok, qui mi piace anche particolarmente, vedete il mare com'è bello blu e qui si trasforma un po' più scuro, un po' più nero. Infatti, dato che non mi fa impazzire, vado qui, mi tiro un po' di blu in più e andiamo sulla color board, sulla saturazione, e ci diamo un po' di saturazione in più che non fa mai male. Ovviamente non esagerate. Come potete vedere, la clip è già molto più bella. Ok, qui mi piace veramente tanto. Questa è una clip di una barca che stava ormeggiando, cosa veramente particolare. Ok, ci siamo. Veramente molto bella, devo dire che siamo riusciti a fare una color correction alla perfezione, andando a regolare. Guardate questa clip, quanto è bella, ragazzi. Questa è veramente bellissima, mi piace tantissimo. Molto bella. Ed eccolo qui. Questo è il mio logo che si va a chiudere con il video e devo dire che siamo riusciti a fare una color veramente perfetta. Quindi direi che da questo video è tutto, spero che abbiate appreso qualcosa e passiamo a me per la conclusione. Bene ragazzi, spero che il video vi sia stato utile, ma prima di chiudere mi sento in dovere di dirvi una cosa, ovvero che ogni videomaker che si rispetti ha il suo stile, ha il suo colore, ha le sue tecniche e ogni singolo fattore di un videomaker va a racchiudere quello che è il suo ambiente, il suo stile, il suo modo di fare. Quindi quello che posso dirvi è di andarvi a creare uno stile vostro in modo tale da non andare a ricopiare quello di qualcun altro, magari prendere spunto per determinate tecniche di colorazione e tutto il resto, ma di creare il vostro, di crearvi un ambiente dove voi vi sentite bene e di non andare a prendere quello di qualcun altro. Bene ragazzi, detto questo, io vi saluto e vi dico che noi ci vediamo prossimamente, sempre qui, su Pringe Luca!